qua, benedetto, questo te lo dobbiamo dire. E, siamo qui proprio per chiederti tutto questo che abbiamo davanti e altro, e oltre. Sì, non ispirato. Un cazzolo che si fa ispirare la rana. Molto spesso tu dici, quando una cosa non mi va, alla fine mi incazzo sì, e qualche cosa cambia. Sì. Questo ha funzionato un po' in tutta la tua vita. Nel mio mondo interno funziona, nel mondo esterno non funziona sempre. Cioè c'è più potere di fuori. Ma quello che è dato al mio potere, io se mi incazzo lo risolvo. Ti incazzi anche mentre scrivi? Scrivo perché mi incazzo, ma in genere non scrivo, quindi sono molto tranquillo, pacifico. Devo essere o incazzato o molto triste per scrivere, se no difficilmente scrivo. Oppure particolarmente interessato all'argomento, tipo quella roba lì di Darso, non ho avuto bisogno di essere incazzato, né di essere, come dire, storto, che mi interessava l'idea di come una persona a 15 anni vede Dio e come lo vede a 30. E questa differenza mi è sembrata interessante, specialmente in un poeta come Darso, di cui abbiamo poesie di quando aveva 15 anni e poesie di quando aveva 33, 34, quindi morire. Quindi diciamo, hai amato, ti sei reso facile scrivere questo saggio su di lui, un po' meno su di te, un po' meno le tue poesie? No, ed è difficile perché io le mie poesie non le scrivo mica, si scrivono loro. Cioè, perché se devo scriverle io, come dire, se non ti scappa la cacca non lo fai. O ti purghi, perché in genere io considero la poesia la cacca dell'anima, per cui bisogna che venga da sola. Per cui in genere le ragioni che le fanno venire sono la tristezza e la rabbia. Però, insomma, quello non è neanche del tutto vero, perché ci sono delle volte in cui neanche la pena basta, insomma. Se sei proprio incazzato, non puoi fare nient'altro per mangiarti l'incazzatura. E ho cominciato a scrivere da piccolo, insomma, ma la scrittura nella mia storia, nella storia di tutti noi, credo, era abbastanza presente. Cioè, voi venite da un mondo in cui l'accesso alla scuola è un privilegio che non vi piace neanche più. Cioè, i ragazzi adesso vanno a scuola, ma non si rendono mica conto del privilegio che hanno. Ci vanno per stare lì. In realtà, quando io sono andato a scuola, andare a scuola era un privilegio che riconoscevi. Cioè, a me mio padre mi ha chiesto cosa vuoi fare da grande e io volevo studiare. Se ero per lui mi avrebbe fatto lavorare. Io ho fatto fino a ieri l'altro lo psichiatra, dovevo almeno essere capace di accogliere. Cioè poi di curare è una cosa successiva, molto complicata, ma di accogliere sì, cioè, vuol dire. E accogliere non è così complicato. Cioè rispettare l'esistenza dell'altro, cioè, apprendere ad ascoltarlo, non è semplice, ma non è neanche impossibile, si impara, insomma, imparato anch'io. Io rimango convinto che noi non esistiamo senza gli altri, per cui un po' di attenzione all'altro è un pezzo di te anche lui, non è che tanto mia fanno meno. Cioè non è che puoi pensare di esserci senza gli altri, perché l'esserci è essere con, per cui gli altri sono per forza. Le pubblicazioni servono anche agli altri? No, se hanno voglia di leggere, ma io non ho mai pensato di scrivere perché qualcuno leggesse. Ho sempre pensato di scrivere per fare la cacca e liberarmi di qualche cosa. Dopodiché se gli altri hanno voglia di mettere le mani nelle mie cacche e sporcarsi le dita, sono fatti loro. Però non mi ha mai interessato, non ho mai scritto perché qualcuno leggesse. Cioè, io non ho idea di cosa sono i fruitori di poesia. Cioè, io credo che io volevo portare a fare un giro proprio per farvi fruire un po' di poesia. Perché in un posto che è pienamente poetico dal mio punto di vista e che non ha bisogno di nessuna fruizione. Scritto. Chiunque si guarda intorno, capisce che il mondo è meraviglioso e che sta cantando qualcosa che nessuno capisce bene che cosa, ma qualcosa canta. Ai tuoi malati psichiatrici hai consigliato spesso di andare a fare una bella passeggiata? Ho avuto anche qualche battibecco con alcuni di loro, perché un signore gli dicevo, guardi, lei deve andare nel bosco e fare degli urli. Non andare nel bosco a passeggiare, lei va nel bosco e poi fa gli urli. Gli diceva, ma dottore, non mi prendono per matto. Dico, beh, a venire qui no. Cioè, però è vero che la gente non ha più dei luoghi dove potersi sfogare, dove poter dire la sua, dove potersi anche lasciare andare. Cioè, dopodiché devono andare dallo psicomotricista, dallo psichiatra, da tutte queste cose per poter fare quelle cose normali che potrebbero fare anche da soli. È che abbiamo bisogno di una scusa, ci deve essere qualcuno che se lo dice.
così non abbiamo la responsabilità e siamo tutti un po' bambini in questo. Tornando ai tuoi scritti, Talora Taleggio? Talora Taleggio è un bel libro, almeno dal mio punto di vista è un bel libro, nel senso che vabbè, intanto è un libro che nasce non dalla mia volontà, ma dalla volontà di questi che hanno facevano un premio Zavattini, siccome Zavattini mi è sempre rimasto molto simpatico, sono andato due poesie. Mi sono trovato che l'ho vinto e mi hanno proposto di pubblicare un libro, per cui ho dovuto operare la casa per trovare delle poesie da infilarci dentro. Che avevi già scritto, quindi? Che avevo scritto, ma perché scrivo da sempre. Scrivevo da sempre, adesso scrivo molto meno, perché sono meno incazzato, meno triste, meno. Cioè con l'età si ora. Senti meno? Sento meno, sento diverso, non sento meno, non credo di sentire meno, non mi sembra di essere detto più ottuso. E tornando a te, Benedetto, quanto ha contribuito la vita, diciamo, all'estero del Montanaro, cioè Bologna, Berlino e tutto il resto del mondo a trasformare quel ragazzino permaloso in. No, non so quanto abbia contribuito, nel senso che poi alla fine ho visto che anche quando vai all'estero cerchi. Tendi sempre a ricostruire quello che c'è a casa, cioè il tuo intorno, o riesci a ricostruire il tuo intorno o torna a casa. Se riesci a ricostruire il tuo intorno con altri oggetti, con altre persone, con altre relazioni, ma che sostanzialmente finiscono con l'essere quella più o meno quell'affetto, quelle relazioni che hai a casa, per cui non so se abbiano contribuito. C'è la nascita dei CCP che è avvenuta a Poiano. Ma è avvenuta a Berlino, Poiano, però in verità non è che fosse merito di qualcuno, ma è che c'era questo clima, c'era questo desiderio, si muovevano queste cose. E noi casualmente eravamo anche noi. Ma non è che ci sia merito di questo. Di questo sciamano di cui parla proprio Lino Ferretti? Ma no, che ne parla poi Umberto Negri. Non Umberto Negri, io e CCCP. Che sei tu, no? Saresti tu? No, sarebbe Umberto Negri, lo sciamano sarei io. Umberto Negri sarebbe colui che le scrive, lui che scrive, non io. Sì, in verità io per il coglione CCP cercavo di tenere insieme, li facevo litigare, facevo tutto quello che deve fare una persona che cerca di tenere insieme delle altre persone, insomma, perché non è facile. C'è più libertà, i gradi di libertà sono tante volte. Così hanno fatto. Ma a me piaceva che facessero, ero felice del loro lavoro, fatto qualche volta. Oltre alla letteratura, alla parola scritta, la musica, sei stato anche regista? Sì, sono molto, in verità sono orgoglioso, sì, sono orgoglioso di aver fatto Ahimè. Di Ahimè. Che è un film di 50 minuti, in pellicola, che facemmo nell'80 con i pazienti psichiatrici di qua e ci siamo molto divertiti, anche se questo poi mi ha spiegato una serie di cose sul linguaggio visivo, sulla forte? Cioè, sul suo potere, sul fatto che possa essere manipolato, sulla potenza che ha il linguaggio visivo, sì. E tra l'altro faccio molta differenza ancora oggi fra linguaggio visivo cinematografico e linguaggio visivo televisivo, perché c'è una differenza di fondo. Cioè il linguaggio visivo televisivo ha a che fare con il norcino. Tu prendi un porcello, lo fai a fette, lo triti per bene, fai tutta la salsiccia che vuoi. Questa è la televisione. Qualunque cosa ci metti dentro ottieni una salsiccia. Perché non c'è dubbio, ma non è soltanto la televisione del dolore, della realtà, è la televisione in sé che fa questo. Cioè, non so, mi sono guardato l'altro giorno a cose dell'altro Egeo, Via Piani, le altre persone a Roma che facevano questa. Beh, allora, a Via Piani, che secondo me dovrebbero fare un monumento, gli hanno dato 30 secondi veloci e frettolosi. Al Parmigiano? Al Parmigiano, ovviamente. Allora, la domanda diventa, vabbè, però questi che cosa vogliono? Cioè, loro devono fare salsiccia. Per cui alla fine la televisione è questo. Per cui la televisione bisognerebbe romperla, distruggerla, a fare dell'altro. Come ha fatto la Terra, che a un certo punto negli anni 80 o 70, non mi ricordo, tutta una strada di Terra, ha deciso di buttare via la televisione. Ci sono le
fotografie, le riprese di questa gente che mette sulla televisione dalla finestra con tutte le televisioni rotte in fila. No, ma è giusto, no, non si tratta di bruciare il libro, perché è proprio un altro significato quello di rompere la televisione. Cioè, voglio dire, un libro non è invasivo, non è neanche invadente. Un libro lo chiudi, non ha smesso di rompere le palle. Per cui io come faccio a scegliere un libro? L'unico modo che ho per scegliere un libro è leggerlo. Quando l'ho letto ti dico se mi sta bene, cioè se mi dà quelli, se mi ha... Prima parlavi del fatto che varrebbe la pena comunque continuare a parlarne, cioè uno legge un libro, però sì, deve comunque confrontarsi. Parlavo del fatto che non esiste più la collettività, che non esiste più la socialità. Quando negli anni 40, 50 si andava nelle stalle la sera per scaldarsi e per stare insieme, le donne facevano la calza, i bambini giochicchiavano, i morosi morosavano e qualcuno raccontava o leggeva, allora, e c'era una socialità nell'accesso alla cultura. Adesso questa socialità è diventata internet, non sarà mica cioè, perché tu pensi che i social network abbiano qualcosa di social? Cioè, perché io mi rifiuto di pensare che un social network sia social. Cioè, un social network è una persona da sola in un computer che parla con delle altre persone davanti a un altro computer tramite uno schermo che li mette tutti in connessione. Ma dov'è la socialità? La socialità era quella della stalla, dove c'era odore, dove in qualche modo c'era il corpo. Adesso è tutto scorporato. Allora questo scorporarsi secondo me non porta bene.